Vorrei ringraziare il professor Michele Capasso della Fondazione Mediterraneo, il professor Carmine Nardone dell'Università di Napoli e del bellissimo centro della Futuridea e tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo incontro. È anche un piacere per me ritornare a Napoli in vista del premio Mediterraneo che ricevete nel 2009. Premio dato anche a Hillary Clinton, ai reali di Monaco, all'architetto Piano e tanti altri notabili. Vorrei dedicare la mia presentazione alla memoria del grande matematico napoletano Renato Cacioppoli. Ho fatto il corso di laurea in fisica a Napoli ed ho avuto il privilegio di avere il professor Cacioppoli come il mio professore di matematica per tutti i corsi di matematica fino alla laurea. Devo dire con grande piacere e tantissimi ricordi che il professor Cacioppoli mi ha dato non solo l'amore, mi ha dato la passione per la matematica. Probabilmente tutto quello che ho fatto in matematica lo debbo a lui. Mi è stato chiesto di presentarvi un sommario delle mie ricerche che sono durate circa 50 anni. Ebbene, la sintesi ultima si può rappresentare con questa immagine che, come vedete, è il numero 1. Molti di voi direte, ma Ruggero, è abbastanza triviale il numero 1. Beh, in realtà non lo è. Come mi insegnava il professor Cacioppoli, il numero 1 è la base, la vera base dei campi numerici, dei numeri, e quindi è la base delle funzioni che sono definite sui campi numerici, e quindi è la base delle algebre e di tutta la matematica. I miei 50 anni di studio si possono riassumere con questo cappelletto qui sul numero 1, che è un'indicazione che in sostanza io ho generalizzato l'unità. Invece di usare il numero 1 che è data da tempi pre-biblici, uso una quantità arbitraria, una funzione, una matrice, un operatore isodifferenziale come unità della matematica e quindi della fisica e della chimica. Naturalmente questo implica la ricostruzione del tutto. Una volta che è generalizzata l'unità della matematica, dovete generalizzare la matematica tutta. Questo principio ha dato adito a tre generalizzazioni, a tre matematiche diverse per lo studio della materia. Quella che presenterò qui oggi è l'isomatematica santilliana, che è basata su solo una unità generalizzata a valore singolo e positivo definito. Ma dovete tenere presente che questa matematica è un caso particolare dalla matematica genotopica santilliana, che è caratterizzata da due unità, una per il prodotto a destra, ordinato, e una per il prodotto a sinistra. E le due unità sono diverse e quindi permettono, apparentemente per la prima volta nella storia della scienza, la rappresentazione di processi irreversibili nel tempo a causa della differenza delle due unità, dicevo, rappresentazione dei processi irreversibili a livello proprio ultimo, assiomatico. Il più elementare possibile e fondamentale possibile, che è il prodotto. Infine dovete presentare che la genomatematica è un caso particolare della ipermatematica, che è la matematica più generale, che per quanto io sappia, che è concepibile dalla mente umana. E non, noi realizziamo mediante gli iperassiomi HV del grande matematico greco Vaucluse. Non solo questa matematica è basata su due numeri, due unità diversi, quindi non solo 2 moltiplicato per 3 è diverso da 3 moltiplicato per 2, ma ogni unità ha un numero ordinato ma arbitrario di valore, come per esempio 10 alla 30. Perché abbiamo fatto una matematica così complessa? Nella speranza di poter studiare in maniera più profonda i sistemi biologici. Devo però ammettere che, nonostante l'uso della matematica più generale possibile, sarei felice se siamo riusciti a fare uno scratch, come si dice in americano, un piccolo graffio sulla complessità dei sistemi biologici che è al di là della nostra immaginazione. Infine, ho dovuto costruire 4 matematiche diverse per l'antimateria. Perché la matematica richiede una coniugazione, la matematica seno e coseno usato per la materia non hanno nessun senso per l'antimateria a causa della necessità di una coniugazione. Non posso presentarvi queste matematiche. Se siete interessati, posso fare un seminario separato sull'antimateria.
Parliamo di sette matematiche in 50 anni con applicazioni di sviluppi matematici, fisici, chimici, eccetera, grazie al contributo di centinaia di colleghi. Signore, parliamo di qualcosa come 30.000 pagine e più. Mi è stato richiesto di fare un sommario in 55 minuti, è un'impresa improba. Quello che posso fare è presentarvi delle trasparenze con delle referenze e poi persone interessate devono approfondire l'argomento. Invece di darvi 50 pagine di referenze, ho selezionato solo una, questa monografia che si può scaricare liberamente dall'internet, del professor Ganza e Kairishvili, che hanno scelto il titolo New Sciences for a New Era. È un titolo che mi ha ispirato il titolo di questa lezione, ossia Nuove Scienze per una Nuova Era. Benissimo, cominciamo la lezione. Io sono un fisico, non sono un matematico, e quindi tutto quello che ho fatto per motivi specifici, necessità fisiche, molto chiare, perlomeno nella mia mente. Il tutto è cominciato per la mia insoddisfazione, per la mia uneasiness, come diremo in americano, delle equazioni di base del tutto, della fisica, le equazioni di Newton. Molti colleghi mi hanno detto, Ruggero, io con banana, sei diventato pazzo, perché sono le equazioni fondamentali. Vediamo la mia uneasiness, la mia insoddisfazione. Rispettate il mio punto di vista, rispetterò il vostro. Osserviamo le equazioni di Newton. Alla sinistra, le equazioni sono basate sul calcolo differenziale, c'è una massa. Questo rappresenta un concetto fondamentale che ha introdotto Newton, che ha poi influenzato tutta la scienza per 4 secoli, che è stato adottato da Galileo e quindi da Einstein. La nozione di punto massivo. Secondo Newton, Giove, che è un'immensità, viene concentrato nel centro di gravità e rappresentato come un punto massivo. Questo tipo di astrazione funziona benissimo, non lo dovrei neanche dire a questa udienza, funziona benissimo sotto le condizioni che noi rappresentiamo il moto nel vuoto. Infatti Giove nel moto attorno al Sole e si muove nel vuoto. E quindi le sue dimensioni non hanno nessun effetto alla traiettoria. Per cui alla sinistra, la rappresentazione a sinistra è perfetta. Però Newton mette alla destra le forze più generali possibili, incluso le forze resistive. La mia insoddisfazione dai tempi del mio dottorato di ricerca a Torino, a metà degli anni 60, che se abbiamo un punto massivo non può sentire delle forze resistive, è impossibile, passa attraverso. Quindi c'è un'inconsistenza fisica tra i due, che poi si riflette in un'inconsistenza matematica, quella a sinistra per i tecnici è variationally self-adjoint, a destra è variationally non self-adjoint. Ho studiato a Torino, come dicevo, e ho avuto il privilegio di leggere gli articoli originali di Lagrange, che molti in italiano e in francese, e Lagrange aveva la stessa situazione. A sinistra abbiamo l'equazione di Lagrange, un sistema locale, differenziale, può solo rappresentare punti, a destra invece abbiamo le forze più generali possibili, e quindi c'è un'incompatibilità fisica oltre che matematica dal punto di vista variazionale. Per Hamilton abbiamo la stessa cosa. Qual era quindi il problema che io mi sono posto? È il seguente, la rappresentazione matematica di oggetti, innanzitutto estesi. È necessario fare, dopo 4 secoli, è necessario fare il passaggio da masse puntiformi a masse estese per fare un avanzamento vero nella fisica e nelle scienze in genere. Non basta l'estensione, in genere bisogna chiarire, generalmente non sferico, non basta. E devono essere deformabili, perché corpi perfettamente rigidi esistono solo in accademia, nelle università che io ho visitato attraverso gli anni, ma non nella realtà fisica. E da notare che questa rappresentazione di corpi estesi, non sferici e deformabili, e quindi come tale sentono le forze più di resistenza, le forze più generali che conosciamo, si chiamano non linear, non local, non Hamiltonian. Questa rappresentazione non si può neanche formulare con la matematica del XX secolo. Pensate allo spazio euclideo, la geometria euclidea, sono per punti. Poi è noto ai tecnici che la geometria euclidea è strettamente incompatibile con la teoria delle formazioni. La meccanica quantistica, la relatività di Einstein,
sono strettamente incompatibili con le deformazioni. Si rompe la simmetria di rotazione, che è veramente il pilastro centrale di queste teorie. Quindi la matematica non esisteva e andava costruita. Ed è quello che ho fatto. Signori e signori, ho costruito una matematica per poter rappresentare questo problema fisico che non era stato ignorato per secoli. Dopo decenni di lavoro, qui adesso devo accelerare, mi dispiace, sono aspetti tecnici che vanno studiati in lavori tecnici. Posso solo darvi un flashing di qualche concetto. Dopo anni di tentativi, finalmente una soluzione avvenne mentre visitavo il grande centro di fisica nucleare a Dubna nel 1993. Dubna era stata appena messa sulla carta, perché prima non esisteva nella carta geografica. E l'idea è venuta proprio quella di rappresentare le estensioni dei corpi mediante l'unità e quindi mediante la generalizzazione dell'unità. Questa soluzione fu ritardata per decenni perché aveva una reverenza per i matematici del calibro di Gauss, Cayley, Hamilton. Avevo paura a osservare il loro lavoro. Loro avevano classificato tutti i numeri nei numeri reali, complessi e quaternionici. E per secoli questa classificazione è stata considerata completa. Finalmente un giorno ebbi il coraggio, quando era a Dubna, per disperazione, devo andare a riesaminare la classificazione di questi giganti della storia della matematica. Quando ebbi quel coraggio, e solo quando ebbi quel coraggio, la soluzione fu istantanea. Mi accorsi che gli assiomi dei campi numerici non richiedono necessariamente che l'unità del campo numerico deve essere il numero 1 che data da 3-4 mila anni. No, può essere una quantità arbitraria a condizione che sia positiva definita per questo livello di trattamento. E allora introdussi i numeri che vengono chiamati oggigiorno i numeri isotopici santilliani. Sono numeri isoreali, isocomplessi e isoquaternionici. Sono numeri fondamentalmente nuovi, per motivi che spero di illustrare. E li scrissi in questa maniera, moltiplicando un numero convenzionale, n non ha il cappello, quindi un numero convenzionale, moltiplicato per l'unità generalizzata. Questa è la definizione di isonumero, per cortesia tenetelo a mente. Notate che l'unità generalizzata è l'unità moltiplicativa, e quindi generalizzando l'unità bisogna generalizzare il prodotto. E lo feci inserendo nel prodotto questa quantità t, che è l'inverso dell'unità generalizzata. Se fate queste definizioni di isonumeri e questa definizione del prodotto, gli assiomi numerici rimangono, vengono perfettamente verificati. Notate infine che mentre ci sono solo classi di numeri reali o complessi o quaternionici, c'è una classe infinita di numeri isoreali, o c'è un numero infinito di unità possibili. Chiamai questi numeri isonumeri a seguito di un suggerimento di mia moglie Carla Santilli, la quale aveva studiato greco a Carmagnola per 7 anni nel liceo classico, e Carla mi suggerì la parola isonumeri nel senso greco di isos, topos, preservazione degli assiomi. Infatti, cosa abbiamo qui? Abbiamo gli assiomi dei campi numerici, però in una realizzazione più generale. Diamo rapidamente delle immagini di applicazioni. Per esempio, siccome l'unità generalizzata ha solo la condizione di essere positiva definita, ma è altrimenti arbitraria, è chiaro che può rappresentare tutte le forme desiderate. Qui c'è un caso di un ellissoide di rotazione. Inoltre, con un esponenziale può rappresentare interazioni decisamente non rappresentabili con la Hamiltoniana. Ma fate attenzione per le implicazioni nei campi numerici, perché se assume come un'unità un quinto, allora il numero 4 diventa primo. Ripeto, se io decido, mi sveglio una mattina e cambio l'unità da 1 a un quinto, il numero 4 diventa prima. Quindi la nozione di numeri primi dipende dall'unità assunta, contrariamente a una credenza in matematica pura da anni. Molti di voi non sanno che le vostre carte di credito possono essere protette da un isocriptogramma, cioè da un criptogramma basato su una isonunità, e quindi avete a disposizione un numero infinito di unità possibili che il computer cambia continuamente, quindi prevenendo qualunque rottura, soluzione del criptogramma.
Una volta generalizzata l'unità e quindi generalizzata la nozione di campi numerici, l'intera matematica applicata che io conosco fu generalizzata in forma isotopica, ossia preservando le azioni. Qui vediamo un esempio di generalizzazione dell'analisi funzionale, bisogna studiarla, la generalizzazione della geometria di Euclidia, una generalizzazione della geometria di Minkowski. Notate che è per sistemi interni, ossia noi trattiamo corpi estesi che si muovono in mezzi fisici. Se pensate a corpi che si muovono nello spazio vuoto, la matematica isotopica non è applicabile, non è raccomandabile per quanto io sappia. Infatti vedete qui la velocità locale della luce, che nell'acqua si riduce di un terzo, si riduce di 100.000 km al secondo. Nonostante la generalizzazione di tutta la matematica, l'invarianza continuava a mancare. Che cos'è l'invarianza? Mi riferisco a una proprietà delle teorie del XX secolo, della meccanica quantistica e della meccanica hamiltoniana, che io chiamo maestosa, perché ritengo queste teorie sono semplicemente incredibili per quello che hanno raggiunto nelle condizioni di applicabilità che particelle, puntiformi nel vuoto. Qual è che queste teorie, la teoria quantistica, la teoria meccanica hamiltoniana, hanno la capacità di predire gli stessi valori numerici, per esempio mezzo centimetro, sotto le stesse condizioni fisiche, ma a tempi diversi. Se una teoria fisica non ha questa invarianza temporale, signore e signore, non ho interesse neanche a guardarla, perché so che non resisterà alla prova del tempo. Tutto quello che ho detto fino adesso, 10-20.000 pagine di ricerche, non aveva raggiunto questa invarianza fondamentale. Fu durante un incontro scientifico al Castello Principe Pignatelli nel Molise, del 1995, in cui ci fu la partecipazione di oltre 150 scienziati da più di 50 nazioni diverse, fui messo a confronto dai colleghi e mi dissero: Ruggero, ma come mai dopo tutti questi decenni ancora questa invarianza fondamentale non è stata raggiunta? Allora, letteralmente per disperazione, ebbi il coraggio, durante le sessioni al Castello Pignatelli, di ispezionare il calcolo differenziale di Newton, che era rimasto non esaminato da più di 4 secoli. Calcolo differenziale naturalmente di Newton e Leibniz. E una volta che ebbi quel coraggio, mi accorsi che il calcolo differenziale, contrariamente a una credenza in matematica e fisica per 4 secoli, questo calcolo differenziale dipende infatti dall'unità di base dei campi numerici. Se l'unità di base è costante, è certo che il calcolo differenziale di Newton è valido, però se l'unità di base dipende dalla variabile di differenziazione, signore e signori, è chiaro che il calcolo, non si può dire che è violato, non fu concepito per questo, sarebbe irreverente per Newton, no, non è applicabile perché si tratta di situazioni diverse. Quando ebbi quel coraggio, allora la generalizzazione del calcolo differenziale di Newton fu istantanea, perché mi è data da un per esempio la differenziale, qui parliamo di un isodifferenziale di una isovariabile, è uguale al differenziale convenzionale della variabile convenzionale più un termine relativo. Lo stesso l'isoderivativa di una isofunzione vi dà un termine convenzionale più vi dà un termine aggiuntivo. Signore e signori, tutto quello che è successo dal 1995, non solo sviluppi scientifici, ma applicazioni industriali e quant'altro, è dovuto alla presenza di questi termini esterni nel calcolo differenziale. Inoltre è bene guardare la realtà in faccia per evitare aspetti tangenziali. Il calcolo differenziale è alla base della totalità della scienza quantitativa. Io non conosco processo quantitativo con equazioni che non sia prima o poi richieda il trattamento col calcolo differenziale. Quindi, signore, meditate un momento sul fatto che la generalizzazione del calcolo differenziale implica, per quando applicabile nei sistemi interni, implica la generalizzazione della totalità della scienza applicata che io conosca. Punto e a capo. Il calcolo isodifferenziale lo introdussi un anno dopo il congresso al Castello Pignatelli, in questa monografia che pubblicai nel Circolo Matematico di Palermo nel 1996. Per darvi un'idea di quello che sta succedendo, il professor Giorgia della Sorbona sta pubblicando 7 volumi, ripeto, 7 volumi sul calcolo isodifferenziale
alla prestigiosa casa editrice Nova Publisher americana. Due volumi sono già usciti, cinque sono in corso di solo per darvi un'idea di un autore, che cosa sta succedendo nella matematica a causa di questa semplice equazione della generalizzazione della concezione di Newton di 4 secoli. A questo momento mi devo muovere in fretta. Una volta raggiunta la maturità matematica, ci fu la generalizzazione dell'algebra di Lie, necessaria per rimpiazzare le simmetrie. Ricordatevi, le simmetrie di Lorentz va nel vuoto. Noi abbiamo bisogno di una simmetria che è nei mezzi fisici, per esempio nell'atmosfera. Fu costruita grazie prima alla generalizzazione di tutta la teoria di Lie. Nel 78, dopo aver scoperto questa nuova matematica, allora definita su campi numerici non convenzionali, propose la seguente generalizzazione della meccanica quantistica, a cui detto il nome di meccanica adronica. È essenzialmente basata su una realizzazione che preserva gli assiomi. Gli assiomi della meccanica quantistica vengono mantenuti nella loro interità, solo che vengono realizzati in una forma più generale. Per esempio, il prodotto è questo isotopico, quindi il prodotto di Lie è generalizzato, quindi l'equazione di Schrödinger è generalizzata, il prodotto di Heisenberg è generalizzato, eccetera. E provai nel 78, che allora era il Dipartimento di Matematica dell'Università di Harvard, che una equazione da tutte le caratteristiche del mesone zero, P0, come stato legato di un elettrone ed un positrone. Benissimo, dopo questa introduzione matematica vediamo quello che mi è stato chiesto, di fare il flashing, di farvi vedere alcune applicazioni. In ogni settore ce ne sono ormai tante, per cui questo, ogni settore richiederebbe un semestre di presentazione, quindi in pochi minuti. Ho delle grandi difficoltà a fare questa presentazione sommaria. Comunque, facciamola. Prima partiamo dalla meccanica classica. La totalità della meccanica classica è stata liftata grazie al calcolo isodifferenziale. Quindi prima il calcolo principio variazionale. Qual è la novità? Signore, sostanziosa. Prima la sola applicazione del calcolo del principio di azione era per sistemi con rappresentabili con la lagrangiana, tecnicamente chiamate variational di self-adjoint. Adesso sono universali. La sola condizione di regolarità è sufficient smoothness. Ma l'equazione di Lagrange, Hamilton-Jacobi. E quindi per la prima volta abbiamo potuto affrontare un problema non risolto in un secolo, la quantizzazione di forze resistive non conservative. Non si è potuto fare nulla perché mancava il calcolo variazionale, mancava la formulazione Hamilton-Jacobi. Fatto questo, l'applicazione nella meccanica classica più importante, secondo me, è l'obiettivo originario, centrale: generalizzare l'equazione di Newton, perché 4 secoli era rimasta immutata, e fare il passaggio dalla rappresentazione originaria di masse puntiformi a masse estese. Una volta acquisita la rappresentazione della massa estese, allora si ammette la resistenza in una maniera consistente. Queste sono le equazioni che vengono chiamate oggi delle isoequazioni Newton-Santilli, che io pubblicai anche nella memoria al Circolo Matematico di Palermo del 1996 per la prima volta. Adesso sono riprodotti in tanti, tanti lavori. Come vedete, c'è il cappello dovunque. La cosa sembra elementare. Signori e signori, fate attenzione, perché questo implica che la totalità della matematica isotopica va applicata per trattare queste equazioni. Se usate una nozione della matematica convenzionale, il seno, il coseno, sballate tutto, non ci provate. Da notare che questi matematici spagnoli, il professor Garformina e Nunes, hanno scoperto la nuova isotopologia, che è proprio concepita per corpi estesi. La topologia euclidea era solo per puntiformi, e questo ha dato il sigma, l'imprimatur della maturità ultima possibile. L'equazione di Newton per la prima volta si possono usare per rappresentare, per esempio, il rientro della Space Shuttle nell'aria. Questa è una foto ufficiale della NASA. Notate il fuoco infuocato della resistenza, creato dalla resistenza, che adesso si può includere nei principi variazionali, quindi dare l'ottimizzazione. Ma vi voglio dare un'idea delle implicazioni del passaggio dall'equazione di Newton all'equazione di Newton-Santilli.
Signore e signori, quando si cambiano le equazioni di Newton, si cambia il principio di locomozione. Secondo la meccanica newtoniana, il moto è solo possibile mediante azione e reazione. La ruota ha attrito nel terreno, la macchina si muove avanti. Nelle equazioni Newton-Santilli si tratta di una situazione drammaticamente diversa. Perché? Perché il moto si raggiunge senza che l'oggetto si muova affatto. Ripeto, quando si usa la geometria e la matematica e la fisica che è caratterizzata dall'equazione di Newton-Santilli, allora la locomozione avviene mediante che l'oggetto che deve muoversi non si muove affatto. Sembra un nonsenso, non lo è. Ma quello perché il moto si raggiunge mediante il cambiamento della geometria attorno all'oggetto stesso. Qual è l'obiettivo della locomozione nel principio di Newton? Raggiungere, percorrere una certa distanza, la quale invariabile non la potete cambiare nella geometria euclidea. Nella isogeometria euclideo-santilliana è una variabile locale, la potete controllare se avete energia sufficiente ed altri ingredienti già noti. Per cui potete controllare, potete fare, raggiungere una certa distanza diminuendo la distanza stessa, cambiando la geometria. Ma ci sono dei concetti al di là della nostra intuizione, anche la mia. Nel passaggio da teorie matematiche contemporanee o da osservatori convenzionali all'isomatematica o osservatori che verificano l'isomatematica, i valori numerici del tempo vanno conservati. Dal tempo, il valore numerico del tempo e dell'isotempo deve essere lo stesso, ma l'isotempo è il prodotto del tempo moltiplicato l'isounità. Che cosa significa questo? Significa che se guardiamo un oggetto strano, diciamo questo qui, signori, questo è un UFO, questa è una foto di un UFO vero che è stata estratta con le pinze al governo americano a seguito di un sacco di cause con Freedom of Information Act. So, signori, questa foto non ci vedete sopra perché c'è un sacco di roba dietro. Noi non sappiamo cosa sono questi oggetti, però ormai se ne vedono a milioni nell'anno. Il mio compito è di vedere alcune cose. Il punto che volevo dirvi è questo, che noi vediamo questo oggetto. Questo oggetto o un qualche altro oggetto. E noi lo vediamo col nostro tempo. E ci chiediamo, qual è il tempo dell'osservatore nell'interno? Signore e signori, l'osservatore nell'interno può essere enormemente nel futuro o può essere enormemente nel passato. Non c'è nessuna... anzi, avere quell'osservatore al nostro tempo diventa praticamente un'impresa matematicamente, tecnologicamente improba. Perché se l'isounità viene aumentata enormemente, allora il tempo diminuisce, si va nell'indietro. Lo spazio, no, all'esterno vediamo un disco. Bene, l'interno che vedo? Possono vedere un oggetto di estreme dimensioni, con molte camere, come è stato riportato, sembra. O può essere un oggetto piccolissimo, perché dipende dalla geometria, da come viene controllata la geometria che torna. E per la velocità, e qui è il punto, per la velocità questa è un'entità che controlla lo spazio. Quindi lui non si muove, è fermo lì, è la geometria, lo spazio tutto attorno che cambia. Quindi se siete, per esempio, se si muove secondo una certa velocità, la Y, e se c'è un cambiamento istantaneo dell'isounità nella X, questo cambia a 90 gradi, senza nessuna violazione di leggi fisiche, perché è una proprietà intrinseca del cambiamento della geometria. Signore e signori, passiamo ad altro, passiamo alla fisica particellare. E qui cominciamo a vedere alcuni dei miei problemi con i miei colleghi. Qui, quando io ero all'Università di Harvard, ho avuto delle differenze irreconciliabili con i miei colleghi lì, Steven Weinberg, Shelley Glashow, Sidney Coleman ed altri. Perché? Perché quello che io dicevo era questo. Chiedevo allora, ma signore, conosciamo veramente i processi che avvengono nell'interno di una stella? E mi davano un fiume di equazioni favolose, bellissime, però scavavo e dietro c'era la conservazione, tutte le equazioni erano basate per principio per verificare la relatività di Einstein. E, ma io dicevo, ma io la relatività di Einstein in un mezzo fisico non so neanche come definirla.
Come si fa a verificare la costanza della velocità della luce nel centro di una stella dove ci sono, dove sono delle pressioni spaventose, densità al di là della nostra immaginazione? Come facciamo a mettere un sistema inerziale? Come definisco gli assiomi in un mezzo di non c'è nessuna maniera, a parte il fatto delle inconsistenze sono enormi. Ma purtroppo la differenza irriconciliabile che incontrai il muro e loro rimasero con la loro posizione di mantenere la validità di Einstein nell'interno dei processi nell'interno della stella a cui io non credo. Vediamo le difficoltà insieme. La stella nasce come un aggregato di idrogeno. E questo idrogeno si condensa, il primo processo, la prima sintesi nell'interno di una stella è la sintesi del neutrone da un protone e l'elettrone. Il compressed hydrogenatom di Rutherford, il quale disse che sotto enorme pressione nel centro della stella l'elettrone viene compresso, disse Rutherford, nell'interno del protone e viene fuori una particella neutra che Rutherford chiamò neutrone. Benissimo, ma è rappresentabile questo processo con la meccanica quantistica? Assolutamente no. Perché? Perché la massa del neutrone è più grande della somma della massa del protone e dell'elettrone. C'è un eccesso di massa di circa un MeV, milione di electron volts. Sotto queste condizioni le equazioni della meccanica quantistica sballano, non sono applicabili. Sono equazioni che, come quella di Heisenberg o di Schrödinger, che valgono solo quando la massa che è stata sintetizzata è più piccola della somma delle masse originali. La massa mancante si chiama difetto di massa, che viene trasformato in energia ed è il principio della bomba atomica, dell'energia nucleare. Quindi alla sintesi del neutrone abbiamo l'opposto, abbiamo un eccesso di massa. Quindi è chiaro che l'equazione, perciò la sintesi del neutrone non viene trattata mai in nessuno dei corsi di specializzazione o del PhD del mondo ortodosso, perché viola la relatività di Einstein, viola la meccanica quantistica, tutto quello che conosciamo del XX secolo crolla. E per questo fece la proposta di costruire la meccanica dronica, ed infatti con la meccanica dronica il problema fu risolto sia a livello non relativista che relativista. A livello non relativista lo risolvi quando ero a visitare nel 91 il centro di Trieste, e a livello pienamente relativista adronico lo risolsi quando tornai a Dubna nel 1995. Ma quando c'è una soluzione di un problema di questo genere, di questo carattere così fondamentale, bisogna aspettarsi delle novità. La novità è qui, nel punto interrogativo, al posto del neutrino di Fermi, invece sono costretto a mettere un punto interrogativo e dire io non so. Perché? Beh, ai tempi di Fermi, il protone a spin un mezzo, l'elettrone a spin un mezzo, il neutrone a spin un mezzo, Fermi fu costretto ad aggiungere una particella neutra e senza massa, allora, che lui chiama neutrino, significa piccolo neutrone in italiano. A quel tempo Fermi non aveva altra scelta, ma signori e signori, in quasi un secolo la conoscenza scientifica è avanzata nel frattempo, certamente non penserete che siamo rimasti a quelle concezioni di quasi un secolo fa. Oggigiorno il protone viene rappresentato come è nella realtà fisica, una distribuzione di carica estesa molto grande per dimensioni particellari, 10 alla meno 13 centimetri, un Fermi. Quando l'elettrone viene compresso entro un protone come esteso, siccome l'elettrone è leggerissimo rispetto al protone, è costretto a avere un moto orbitale. Ne viene come conseguenza che il neutrino non c'è più bisogno per la preservazione del momento angolare, perché il momento angolare totale dell'elettrone è zero, quindi lo spin del neutrone coincide con lo spin del protone. Rimaniamo col mistero dell'origine di questa energia mancante, che è di circa un milione di electron volts, è abbastanza notevole. Io ho sottomesso l'ipotesi che questa energia viene dallo spazio, concepito come un mezzo universale ad altissima densità, e mediante un impulso longitudinale, non trasversale, come le onde elettromagnetiche, e che io ho chiamato eterino, e il quale sembra che rappresenta tutti i valori sperimentali, i dati sperimentali che vengono presunti adesso essere dovuti al neutrino come una particella. Questo concetto può anche aprire la strada per l'origine della propulsione isogeometrica che ho accennato in precedenza. Vorrei anche ricordare Don Carlo Borghi,
un fisico sacerdote dell'Università di Milano che passò essenzialmente tutta la sua vita come ricercatore per la sintesi del neutrone da un gas di idrogeno. Sintesi che poi lui fu costretto a provare sperimentalmente in Brasile a causa di enormi opposizioni accademiche italiane in Italia. La meccanica drone oggigiorno è stata provata a essere valida in praticamente tutti i problemi interni particellari, bisogna studiarselo in questi 5 volumi che ho pubblicato nel 2008. Vorrei chiudere questa breve rassegna delle applicazioni dei nostri studi alle particelle, alla fisica delle particelle, indicando l'impossibilità, secondo il nostro punto di vista, per il bosone di Higgs di esistere. Si può vedere in tante maniere, trattate ormai in articoli, circa un migliaio di pagine, tratta questo argomento. Negli anelli di accelerazione abbiamo protoni nel vuoto spintissimo, quindi la validità di Einstein è fuori discussione, la validità della meccanica quantistica è fuori discussione. Per il momento che il protone lascia l'acceleratore, colpisce un target, sia, signore e signori, sia un processo enormemente irreversibile come è noto ai fisici seri, quelli che lo ammettono, e la realtà di Einstein non è applicabile solo per la irreversibilità di questo processo, perché la realtà di Einstein non ha nessun segno del tempo, quindi applica solamente, come disse Einstein, solamente a processi reversibili nel tempo. Ci sono circa 1000 pagine di articoli e prove matematiche, fisiche e sperimentali sulla impossibilità dell'esistenza del mesone di Higgs, quindi è molto probabile che, signori e signori, che abbiamo speso miliardi e miliardi di euro e dollari semplicemente per servire interessi accademici, per mantenere la validità della teoria di Einstein in tutto l'universo, perché questa è la radice di tutti gli sforzi nella ricerca del bosone di Higgs. Vediamo adesso l'applicazione nella fisica nucleare. Qui ebbi difficoltà al MIT, dove all'MIT, il Massachusetts Institute of Technology, dove passai 4 anni e poi non lasciai. La meccanica quantistica ha risolto in maniera brillante la struttura atomica, ma vediamo qui sono particelle a grande distanza. Quando passiamo un nucleo, abbiamo particelle, vedete, qui le particelle possono essere approssimate molto bene essendo puntiformi. Quando passiamo a una struttura nucleare, no. Neutroni è dato a protoni e neutroni in condizioni di penetrazione mutua. Quindi finché la meccanica quantistica viene detta essere approssimativamente valida per la struttura nucleare, io l'accetto e lo rispetto. Ma il momento che la meccanica quantistica viene detta essere esattamente valida nella struttura nucleare, signore e signori, ditelo ad altri, non a me, perché io non l'accetto, non lo considero una posizione scientifica. Quanto più si può dire, noi non sappiamo la generalizzazione della meccanica quantistica che è applicabile alla struttura nucleare. Sì, quello è scientifico. Ma vediamo in maniera molto più concreta perché io ho queste differenze irreconciliabili all'MIT. Ma perché la teoria è esatta quando rappresenta i dati sperimentali. Di nuovo, a livello atomico, i dati sperimentali furono rappresentati in una maniera bellissima. A livello nucleare è una situazione assolutamente intollerabile. Per esempio, c'è un enorme numero di dati di base che non sono rappresentati ma in nessuna maniera che io possa accettare come finale. Per esempio, i momenti magnetici. Addirittura il momento magnetico più elementare di tutti, quello del deuterio, non è ancora rappresentato in una maniera chiara ed esatta. Quando si passa poi all'elio, altri grossi nuclei, il zirconio, eccetera, le variazioni sono sostanziose. Quindi... Signore, a questo punto potete vedere le implicazioni del veramente il punto centrale del tutto, la rappresentazione di corpi estesi, non sferici e deformabili. Enrico Fermi disse chiaramente che la differenza tra i momenti magnetici nucleari e i momenti magnetici del protone e neutrone può essere dovuta al fatto che quando il protone e il neutrone sono parte di una struttura nucleare, sono qui, hanno delle piccole deformazioni della loro distribuzione di carica. Siccome sono rotanti, cambiando la forma di una sfera rotante a carica, si cambia il momento magnetico. Questo disse Enrico Fermi. Quello che ho fatto in tanti anni di ricerca, ho provato la matematica, l'isomatematica, per la rappresentazione dei protoni e neutroni come estesi e deformabili,
ho creato tutta ho costruito le algebre isotopiche degli Santilli, ho costruito l'isosimmetria di rotazione che permette l'invarianza di una sfera deformante, che è deformabile. E poi è stato facilissimo onorare Enrico Fermi e vedere come assumendo una piccola deformazione da questa distribuzione dei carichi nel protone e nel neutrone, si rappresentano i momenti magnetici in maniera numericamente esatta a tutti i nuclei, non solo il deuterio, ma a tutti i nuclei. Ma lasciatemi indicare, perlomeno nel flash, molto brevemente, una prima applicazione industriale. Una volta che il nucleo è rappresentato in una maniera perlomeno un po' più profonda e perlomeno abbandonando questa astrazione che i costituenti sono dei punti e notando che, siccome sono in contatto, hanno delle forze, la forza nucleare è una componente non derivabile dalla potenziale, la forza nucleare è una componente non derivabile dalla potenziale, perché i protoni e i neutroni sono in contatto, questa componente non esiste nella totalità della fisica nucleare fino ad oggi, eccetto nei nostri studi. Una volta che si ha questa conoscenza un po' più approfondita, allora e solo allora è possibile, e dopo aver rappresentato in misura quantitativa la sintesi nucleare di base che avviene nelle stelle, che è la sintesi del neutrone, che è ignorata da tutti, allora e solo allora, perciò solo nel 1990, alla fine degli anni 90, fui in posizione, dopo 40 anni di ricerca, fui in posizione di affrontare sintesi nucleare senza radiazioni neutroniche, quindi senza radiazioni nocive. Molti dei colleghi della fisica nucleare dicono che assolutamente non esistono, però Santilli sogna. Quando sento dire quello sono così felice, il sorriso mi si dilata la mandibola per il sorriso, perché lasciatelo credere. Signore e signori, queste funzioni sono sviluppate ormai da una compagnia pubblica, se diciamo in americano, in cui le azioni sono trattate a Wall Street. Ci sono stati grossi investimenti. Credete pure, gli industriali non investono milioni di dollari in accademici, hanno delle credenze religiose, ma non industriali. Abbiamo 7 reattori che infatti producono il vapore acqua. Vorrei chiudere questa breve rassegna delle applicazioni della meccanica dronica alla fisica nucleare facendovi meditare sul seguente punto. Qui è un'immagine prodotta da un'altra compagnia americana che in questo caso studia il neutrone, perché il neutrone è probabilmente la sorgente di energia più pulita, che è oltre che illimitata, che esiste nell'universo. Il punto che voglio far meditare è il seguente, che una volta che voi accettate la compressione di Rutherford, che sia l'atomo di idrogeno viene compresso nel neutrone, e quindi una volta che accettate la soluzione esatta di tutte le caratteristiche del neutrone come uno stato legato generalizzato del protone e dell'elettrone, una volta che accettate questa evidenza scientifica pubblicata in articoli e in giornali con referee, allora, e questo è il punto che richiede un momento di meditazione, allora tutta la materia nell'universo è riducibile a protoni ed elettroni. Il nucleo stesso viene ridotto a protoni ed elettroni. Attenzione, non con la meccanica quantistica, che sballate, ma secondo concetti generalizzati, matematica generalizzata, simmetrie generalizzate, algebra, calcoli differenziali e quant'altro. Passiamo adesso a una breve rivista delle applicazioni nella chimica. Anche qui ho avuto dei problemi. In effetti i miei problemi cominciarono a Napoli, al corso di laurea, perché ebbi come professoressa la Bakunin, che sono sicuro molti italiani si ricorderanno. Il mio problema è che io non accettavo, e ancora adesso non accetto come finale, la nozione di legame molecolare di valenza. Perché? Perché mnemonica, danno degli orbitals, indicano questo legame con delle asticelle, funziona benissimo, difatti guardate, i progressi che ha fatto la chimica nel secolo scorso sono veramente incredibili. Questo non è il punto, non per questa udienza, ma il punto è veramente la visione finale. Possiamo raggiungere una interpretazione più profonda, perché ci sono degli aspetti ecologici molto importanti dietro questo. Non c'è solo degli interessi accademici, ci sono anche degli interessi sociali da tenere conto. E questo è il mio punto di disaccordo anche a Torino. Secondo la meccanica quantistica,
due, quindi la chimica quantistica, gli elettroni di valenza si debbono respingere perché hanno la stessa carica. Secondo quanto ho imparato nei miei studi, secondo quanto detto, è chiaro, chiarissimamente la meccanica quantistica e la chimica quantistica, gli elettroni di valenza si debbono respingere e non si possono attirare. Ma guardiamo questi due atomi di idrogeno. Quando si accoppiano e formano il legame con la molecola dell'idrogeno, quello è un processo energetico enorme, 110 kcal per mol. Dov'è l'attrazione? È un'attrazione fortissima. Dov'è l'attrazione? Chi la fa l'attrazione? Signore e signori, la fanno gli elettroni di valenza. Sono gli elettroni di valenza che si accoppiano. I nuclei sono carichi, tendono a respingere, poi sono lontanissimi. Quindi l'accoppiamento è degli elettroni di valenza. Sono gli elettroni di valenza che creano la forza attrattiva nella struttura molecolare. Quindi, signore e signori, con tutto rispetto, oltre 100 anni di studio della chimica quantistica, che vanno infatti rispettati, hanno raggiunto risultati incredibili, ma la conoscenza umana avanza, non rimane ferma a certi, avanzerà sempre nel tempo. Quindi, di nuovo, con tutto il rispetto, io non posso accettare come finale la chimica quantistica per lo stato legato di due elettroni di valenza. Mi dispiace, ma è al di là dei miei principi etici, è così semplice. Quindi ho confrontato questo problema di estrarre un'equazione dal legame di valenza, non solo nomenclatures, un'equazione, e questa equazione deve rappresentare, deve produrre una forza, e questa forza deve essere attrattiva, e questa forza non solo essere attrattiva, deve rappresentare i dati numerici. Guardate la strength, la forza del legame di valenza. È un mistero della natura che dobbiamo capire più profondamente se vogliamo che la conoscenza umana avanzi, al di là e opporre interessi organizzati, accademici, che non vogliono l'avanzamento della conoscenza umana, se veramente siamo interessati a problemi ambientali. E difatti col professor Schilady ho risolto questi problemi, abbiamo provato che la chimica, che una volta che si ammette questa interazione, che non, al di là della chimica, della meccanica quantistica, viene fuori una bellissima forza attrattiva. Questa forza attrattiva ha permesso la rappresentazione esatta di tutti i dati numerici della molecola dell'idrogeno e la molecola dell'acqua. Questo lavoro fu fatto in una serie di articoli del professor Don Schilady, professore di chimica alla Virginia Commonwealth University. Dopo, e solo dopo aver raggiunto una rappresentazione un po' più vicina alla realtà, un passo avanti al passato, per ciò che riguarda la struttura molecolare, dopo aver capito un po' più a fondo le molecole, allora ho proposto una nuova struttura chimica a cui detti il nome di magnecole, oggi sono note come le magnecole santilliane, basate sulla polarizzazione degli orbitals degli elettroni e quindi la creazione di un campo magnetico, un momento magnetico, che normalmente non esiste nella struttura atomica allo stato naturale. Poi abbiamo utilizzato questo campo magnetico per creare accoppiamenti che sono stabili a temperatura ambiente, ma che per concetto sono più deboli, un accoppiamento, questo accoppiamento magnecolare è più debole per concezione e realizzazione industriale che dell'accoppiamento molecolare di valenza, come condizione necessaria per permettere la combustione completa, quindi per chiari motivi environmentalisti. Creai una compagnia chiamata la Magnegas Corporation, che portai fino non solo le azioni sono vendute al pubblico a Wall Street, ma la portai fino al livello della Nasdaq. Fui invitato a suonare la campana di chiusura di una delle sezioni. Qui potete vedere il premio che mi dettero. Ho avuto anche il piacevole onore di avere una mia foto alta 10 piani nel grattacielo della Nasdaq a Times Square, che potete vedere qui riprodotta. E dopo aver fatto questo, ho lasciato la compagnia del Magnegas perché mi devo occupare di sintesi nucleare in compagnie diverse. Vorrei chiudere l'applicazione alla chimica con una piccola voce di allarme.
So che la Concordia, la nave Concordia, verrà smantellata. Questo si può solo smantellare tagliando i metalli nell'interno, quindi in ambienti chiusi. Signore e signori, se questo smantellamento viene fatto con l'acetilene, ho paura che molti operai moriranno per avvelenamento da ossido di carbonio. L'acetilene produce, secondo dati ufficiali americani del governo, produce un minimo del 3,5% di ossido, di velenosissimo ossido di carbonio, viene prodotto nella combustione. L'acetilene è velenosissimo come carburante, ma i fumi di scarico sono estremamente velenosi. Quindi, se viene invece usato il magnegas, che è prodotto secondo questi concetti, non c'è nessun ossido di carbonio nei fumi di scarico, non ci sono altri contenuti tossici, perché la combustione è completa ed è pulita. E spero che non ci siano altre vittime dovute alla lentezza in cui il settore industriale adotta avanzamenti scientifici fondamentali. Vorrei chiudere con l'applicazione dell'isomatematica all'astrofisica e cosmologia. Il problema della cosmologia è il seguente, che la luce proveniente da galassie lontane è shiftata verso il rosso, si dice cosmological redshift o spostamento verso il rosso cosmologico, di tutta la banda della luce stessa, non è solo la parte visibile, ma l'intera banda viene shiftata verso il rosso. Questo spostamento verso il rosso della luce proveniente dalle galassie è molto simile allo spostamento verso il rosso della luce solare nel passaggio dallo zenith all'orizzonte. Tenendo presente che il rosso del sole al tramonto assolutamente non può essere dovuto all'assorbimento della luce blu da parte dell'atmosfera terrestre, come leggete nei libri. Quella è un'affermazione puramente politica per mantenere la validità di Einstein nell'atmosfera terrestre, perché la luce blu è la più penetrante. E quindi poi il cielo è blu. Se il cielo fosse rosso, ossia se la luce rossa fosse la più penetrante, la luce blu fosse quella più subito assorbita, quindi il cielo dovrebbe essere rosso. Allora sì, allora questo cambiamento di frequenza è dovuto ad assorbimento. Ma non lo è, signore e signori. Che cosa è successo? Che lo spostamento verso il rosso della luce proveniente da galassie lontane è stata interpretata imponendo la teoria di Einstein, la validità della teoria di Einstein speciale per tutto l'universo, ossia non solo nel mondo piccolo delle particelle elementari, particelle puntiformi nel mondo, ma per tutte le condizioni esistenti nell'universo. Come? Non viene detto questo, attenzione, lo dovete vedere, però è abbastanza molto evidente per qualunque minimo di profondità di esame. Perché mediante l'assioma di Doppler, ossia che se le galassie si allontanano, allora c'è uno spostamento verso il rosso. Ma ci sono delle inconsistenze a livello dell'espansione dell'universo, perché questo implica l'accelerazione, e queste sono delle inconsistenze. Allora è stato dovuto fare l'ipotesi che lo spazio stesso è in espansione, ma questo non basta, allora bisogna fare un'altra assunzione iperbolica della inflazione, poi la materia nera, non basta, la materia, no, c'è stata tutta una serie di assunzioni iperboliche, nessuna delle quali è verificabile sulla Terra, quindi sono tutte concepite. Studiously conceived, concepite per mantenere Einstein, nessuna di queste è verificabile sulla Terra. E questo ha creato un vero e proprio oscurantismo scientifico, non solo in astrofisica, ma in tutte le scienze, perché questo fenomeno di mantenere Einstein per tutte le condizioni più inconcepibili esistenti nell'universo è stato imposto a tutti i livelli scientifici. Andiamo indietro nel tempo. Albert Einstein, Enrico Fermi, Hubble, Louis de Broglie, Zwicky e tanti altri scienziati morirono senza accettare l'espansione dell'universo. Perché? Perché, come dicono tutti, incluso i fisici ortodossi, la legge di Hubble indica che lo spostamento verso il rosso è proporzionale alla distanza. Qui vedete la piccola equazione. Quello che però non dicono intenzionalmente, perché c'è gente molto educata, alcuni sono premi Nobel, dovevamo assumere che conoscano la realtà. Quello che non dicono intenzionalmente è che la proporzionalità della distanza occorre per tutte le direzioni da radiali dalla Terra.
tutte le direzioni radiali della Terra. Quindi se ne viene come conseguenza un ritorno ai tempi di Galileo, del Medioevo, con la Terra al centro dell'universo. È inevitabile. Momento che ammettete la radialità rispetto alla Terra. Perché questo? Perché poi c'è anche l'accelerazione stessa, la presunta iperbolica accelerazione delle galassie, aumento della velocità con l'aumento della distanza. È anche radiale in tutte le direzioni. Quindi concludete nella Terra, al centro della Terra. E questa quindi il Big Bang. Big Bang significa che è avvenuto nella nostra vicinanza galattica. Quindi il Big Bang come definizione, quando ammessa in termini seri e scientifici, la realtà viene ammessa invece di essere tagliata per obiettivi politici non detti. Il Big Bang come concezione è proprio per definizione il ritorno a Galileo con la Terra al centro dell'universo, deve essere avvenuto nella nostra vicinanza, come condizione necessaria di verificare la radialità del spostamento verso il rosso della luce galattica in tutte le direzioni radiali. Quindi dove adesso c'è la Terra dove esserci il Big Bang, sì, perciò le chiamo condizioni iperboliche. Ma andiamo un po' indietro nel tempo. Enrico Fermi, come nominato, oppose l'ipotesi dell'espansione dell'universo. Questa ipotesi fu fatta e propagata contro la volontà di Einstein dai fisici del progetto Manhattan, che sono quelli che fecero il tradimento più grande della storia degli Stati Uniti d'America. Enrico Fermi, che era parte del gruppo, anzi Enrico Fermi era il fisico più qualificato, era quello che conosceva veramente la fisica nucleare, ebbe dei problemi, perché come si sa bene non fu parte di questo orrendo tradimento fatto anche dietro una ospitalità fatta con i guanti bianchi. E quindi aveva una serie di problemi col gruppo di Manhattan, finalmente poi lui lasciò, andò all'Università di Chicago. Ma questo è il concetto, il ragionamento di Enrico Fermi. Andiamolo a vedere un po' più a fondo. Vediamo le inconsistenze di queste posizioni politiche lanciate su base politica da una vera e propria organizzazione scientifica per un obiettivo chiarissimo, centrale, mantenere Einstein a tutti i livelli dell'universo, qualunque siano le differenze rispetto alle concezioni originarie di Einstein, per cui l'emergenza di un oscurantismo scientifico è inevitabile. Qui questa supponiamo che sia la Terra. Consideriamo due galassie che sono a distanza doppia. Secondo la concezione iperbolica, che lo spostamento verso il rosso verifica gli assiomi di Einstein tramite l'assioma di Doppler. Ricordatevi sempre, c'è Einstein di dietro, altrimenti sognate, siete fuori dalla realtà fisica. Quindi, secondo questa intenzione iperbolica, queste galassie sono una, questa accelera rispetto a questa qua, perché la distanza è doppia. Siccome lo spostamento verso il rosso viene interpretato come dovuto al moto, questo è doppio. Però ci sono un numero infinito di questo Einstein, Doppler, Einstein, Hubble, Enrico Fermi. Perciò questi morirono senza crederci a queste credenze politiche, chiaramente politiche. Ci sono un numero infinito di osservatori in un universo per i quali queste due galassie hanno la stessa distanza. Per questa galassia qui, G, hanno la stessa distanza e quindi hanno la stessa velocità. E quindi il concetto di espansione dell'universo ha delle inconsistenze geometriche catastrofiche che sono ben note perché pubblicate in articoli di rivista, ma vengono ignorate perché viene utilizzato il tam-tam della collaborazione, dell'allineamento politico degli accademici come i birilli, tutti allineati, e allora l'oscurantismo viene mantenuto per motivi finanziari, per contratti e roba del genere. Io ho speso decenni per onorare Einstein, Fermi, eccetera, ho fatto tutto il lavoro di derivare la legge di Hubble, che è questa, da una isosimmetria. Poi abbiamo fatto una serie di decenni di misure sperimentali e ho verificato infatti che lo spostamento, che nel passaggio dallo zenith all'orizzonte, abbiamo seguito con un telescopio prendendo la luce solare, solo la luce solare, si ha infatti uno spostamento verso, si ha un vero e proprio redshift. Qui vedete qui allo zenith, poi si sposta e diventa verso sposta velocioso, addirittura viene l'emergenza di uno spettro infrared che non esiste quando allo zenith, quindi indicando chiarissimamente che il rosso al tramonto del sole è dovuto a un vero e proprio redshift. Che cosa è dovuto? Qual è il processo fisico? È elementare.
La luce del sole perde energia quando attraversa i mezzi fisici. Questo è chiamato l'effetto santilliano di iso-red shift. Cedendo energia al mezzo, chiaramente si ha lo spostamento verso il rosso. Quindi la conclusione dell'implicazione in astrofisica è la seguente, che il rosso del sole al tramonto è evidenza visiva con i nostri occhi che non c'è l'espansione dell'universo. Perché quando lo stesso sole è visto a migliaia di anni luce di distanza, appare rosso. Con il solo rimpiazzamento dell'atmosfera terrestre viene rimpiazzato col mezzo fisico intergalattico. Lo spazio intergalattico non è vuoto, come i politici della scienza fanno credere per mantenere Einstein, ma è pieno del gas idrogeno e da lì nascono le stelle, raggruppando gli atomi e le molecole che esistono negli spazi intergalattici. E quindi la luce del sole perde energia a questo mezzo che è a temperatura bassissima, che è intergalattica. Il rosso del sole al tramonto è anche esperienza visiva, che non c'è l'accelerazione dell'espansione, perché andate giù verso l'orizzonte vedete un aumento del rosso. Che significa questo? È aumentato il percorso della distanza nel mezzo fisico, quindi siamo qui alla legge di Hubble, è aumentato lo spostamento, il valore di z e lo spostamento verso il rosso. Senza nessun moto relativo tra la galassia e la Terra. Vorrei infine ricordare il congresso di astrofisica organizzato dal nostro gruppo alla Repubblica di San Marino nel settembre 2011. Questo congresso presentò nella maniera più sistematica possibile tutta l'evidenza matematica, teorica e sperimentale sulla mancanza di espansione dell'universo. Vorrei infine ricordare che la Repubblica di San Marino mi ha dato la più grande onorificenza di questa antica Repubblica, che è la Gran Croce dell'Ordine di Sant'Agata, col titolo di commendatore, che mi viene detto è equivalente al titolo inglese di Sir. Vorrei chiudere indicandovi il mio punto di vista, per cortesia rispettatelo, rispetterò il vostro. Il mio punto di vista secondo cui noi nel mezzo del luccichio di avanzamenti tecnologici incredibili nei computer, nei viaggi interplanetari, eccetera, noi stiamo vivendo in uno dei più grandi periodi di oscurantismo scientifico nella storia dell'uomo. Perché? Perché le teorie di Einstein vengono imposte da una vera e propria organizzazione accademica a tutti i livelli concepibili che sono stati identificati fino a questo momento. E questo processo viene implementato discreditando qualunque, respingendo o ignorando, e altri processi, altri metodi molto molto discutibili, ignorando evidenza sperimentale che oppone questo tipo di estensione universale fino alla fine dei tempi. Dopo aver indicato un problema, però ogni volta che c'è un grande problema nella scienza ci sono grandi opportunità, e quindi vorrei portare all'attenzione degli amici italiani l'enorme possibilità che un secondo rinascimento scientifico possa avvenire in Italia. Ci sono tutte le premesse necessarie e mi auguro infatti che avvenga secondo il titolo di questa lectio, ossia nuove scienze per una nuova era. Con questo augurio vorrei ringraziare l'aver avuto questa bellissima opportunità di esprimere i miei punti di vista. Grazie per l'ascolto.